Sono Giampaolo Manca, una vita maledetta nel crimine. Ho scontato circa 36 anni di carcere. Perché? Per i miei delitti e per tutte le mie colpe, gravissime colpe. E oggi sono qui per raccontarvi la mia storia. Salve a tutti ragazzi, qui è Jean D dal canale Ultimo 87 e ancora una volta mi trovo nella splendida Venezia con Giampaolo Manca. Giampaolo Manca, io ti ringrazio per la tua disponibilità. Quest'oggi cercheremo di scoprire la storia della Mala del Brenta. Racconti inediti, racconti di vita, racconti di orrore, ma racconti anche di redenzione. Io ti ringrazio. Jean, grazie a te di questa possibilità. Ogni qualvolta che ci incontriamo ci fa bene a tutti e due. Assolutamente. Il tuo canale va alla grande e sono veramente onorato di esserci anch'io. Soprattutto perché mi puoi dare la possibilità di parlare con i ragazzi. Tu sai quello che sto facendo, il messaggio che do ai ragazzi di non perdersi come è accaduto a me, quindi grazie, grazie di cuore. No, grazie a te, grazie a te. Grazie. Ragazzi, adesso comincerà l'intervista con Giampaolo Manca, detto il Doge. Giampaolo, cominciamo così, ma perché Mala del Brenta? Ma guarda, tutto nasce perché diciamo che noi amici, tra virgolette, i più abitavano nella riviera del Brenta. Noi veneziani e con quelli di Mestre andavamo a ballare nelle sale da ballo a quei tempi. Io mi parlo degli anni 70, quando eravamo proprio ragazzini, e lì conosciamo un po' tutti quei ragazzi delle campagne, dell'entroterra veneziano, ed ecco che a livello giornalistico hanno dato questo nome. Perché? Perché c'erano molti ragazzi di quelle zone, non dimenticandoci però che c'erano i veneziani, quelli che abitavano a Mestre. Quando parlano dei mestrini è tutto sbagliato, fanno riferimento a una banda dei mestrini. No, è errato questo. Persone che abitavano a Mestre. Quindi oggi sono qui anche per fare luce a certe cose che sono state dette. Grazie, grazie Jean, che mi dai questa opportunità. Ho potuto vedere più e più volte l'intervista che ha fatto Saviano a Maniero Felice, il quale viene indicato come il boss indiscusso della Mala del Brenta. Perché? Sai dirci qualcosa a riguardo? Ma guarda, come l'hai vista te, l'ho vista anch'io. Ma una volta per tutte sfatiamo questa leggenda, perché è una leggenda costruita ad arte, soprattutto dai giornalisti e anche da una parte della magistratura di quei tempi. Allora ti voglio far capire il contesto. Un collaboratore di giustizia, se è definito un gregario, le sue dichiarazioni accusatorie hanno un peso, ma se vengono fatte da colui che secondo appunto era il capo, hanno una valenza probatoria giuridica ancora molto più forte. Ed ecco che è stato costruito tutta ad arte questa nomea di capo, quando invece lui non è mai stato il capo di nessuno. Io lo dico spesso nelle mie interviste, lui è stato un nostro complice, e ecco, la verità è questa. Ma poi eventualmente ti spiegherò meglio la genesi. Ma questo è quello che lui dice, che lui crede, ma sarebbe da chiederlo a quelle centinaia di persone che ha mandato in galera, e quindi sarebbe da chiederlo a loro se volevano bene a Maniero e company. Giampaolo, io volevo sapere, ma qual è stata la prima rapina che ha fatto veramente scalpore qua nei dintorni
veneziani. Ma guarda, la prima rapina che ha avuto un eco, diciamo, anche mondiale, è stata quella della cassa di risparmio di Marghera, vicino a Venezia. Perché? Intanto si pensava fosse un posto espugnabile, e invece così non è stato. E poi, diciamolo francamente, il modo operando, di come i ragazzi l'hanno fatta, e soprattutto il bottino. Qui parliamo di centinaia e centinaia di chili d'oro, quindi è stato un colpo di quelli fenomenali. Vi era anche Felice Maniero? Sì, c'era Felice, c'erano altri ragazzi. E guarda, ti ringrazio di questa domanda, perché vorrei precisare una cosa. Prego. Felice ha 18 anni, circa, 18-19 anni. Ah, giovanissimo. Sì, era molto giovane. E c'era Silvano Maestrello, mio carissimo amico. Se avrete modo di leggere il mio libro, e chi l'ha letto sa quanto io amavo questo ragazzo, che è stato ucciso dalla polizia in un conflitto a fuoco, anzi è stato trucidato, ma lasciamo perdere. E c'era Costante Carraro, detto il Cesma. Ecco, Cesma era uno che abitava a Boyon, quindi nell'entroterra, nelle campagne veneziane. Cosa accade? Chiedono un favore all'esterno e chiedono a Felice che vada a prenderli con una macchina vicino a Piazzale Roma, e così avvenne. Sta di fatto che preparano questa rapina e di notte entrano, prendono le guardie giurate, le legano e si inizia a scardinare le cassette di sicurezza e con la lancia termica aprire il cavò. Quando Felice fa questo accenno dicendo: e se questi erano i boss, quindi perché questo? Perché secondo lui questi due ragazzi non erano all'altezza del compito. Allora faccio una premessa: Silvano aveva circa 30 anni, Costante più o meno, forse qualche anno di più. Avevano già la loro storia ed erano dei banditi eccellenti, ma Felice ha voluto fare questa cosa, ha voluto disprezzare Silvano, perché sapeva che mi colpiva. Ma però lascia il tempo che trova, Silvano era già un mito per tutti noi. Ribadisco, Felice aveva 18 anni, comunque sia, Silvano aveva fatto molta, ma molta più strada. Silvano era già evaso 7-8 volte dalle carceri. Quindi lui, quando disprezza Silvano in quella rapina, lo fa esclusivamente. Sì, perché voi avete fatto evadere i boss storici di Venezia, certo, prima del colpo, sì, se certo, non erro. Sì, hai ragione, certo. E quindi Felice ha voluto disprezzare, sapendo l'amore che avevo verso questo mio compagno, che è stato ucciso uno scontro a fuoco. Quindi diciamo che il rapporto che avevi con lui non era di amicizia. No, io con Felice Maniero non sono mai stato amico. A prescindere da tutto quello che è successo dopo, diciamo che era un collaboratore. Sì, certo, lui era un complice, e quando ritenevamo che potevamo avere bisogno di qualche persona, e anche lui lo faceva, quindi diciamo ci alleavamo e nascevano queste batterie di rapinatori. Quindi era una banda, ma non era proprio tutta unita, c'erano varie fazioni, diciamo. Sì, bravo Gian, hai capito giusto. Allora, nel mondo della malavita ci conosciamo tutti, no? Certo. Sappiamo che abbiamo quello che è bravo, non so, a rubare la macchina, quello che è bravo con la lancia termica, quello che è bravo a usare le armi, eccetera, a seconda eccetera. Del bisogno. Ah, sai, c'è Giampaolo che è capace di fare quello, c'è Franco che è capace. Chiamiamolo. Bravo. Cercavamo sempre i top, i migliori. Giampaolo, io ho saputo che quando eri ragazzino eri benestante, vivevi a Venezia, i tuoi genitori avevano due alberghi, quindi non ti mancava niente. Perché questa vita? Perché hai scelto di entrare in questo tunnel di malavita? Ma guarda, ci sono delle cose regresse. Io ho avuto un padre severissimo, il quale usava le mani, ci picchiava a me e mio fratello Fabio. Pensava che in questo modo di insegnarci il vivere, no? Ma invece mio padre, così facendo, ci ha fatto ribellare.